Tutto cominciò nell'agosto del 1999. Yeltsin si sarebbe candidato alle elezioni nel 2000. Gli fecero prendere 7 miliardi dal Fondo Monetario Internazionale. Così minacciarono Yeltsin: non ti candiderai alle elezioni del 2000, altrimenti diremo tutto, che hai rubato quei soldi all'MFI. Oggi vi parlo per l'ultima volta da presidente della Russia. Ecco com'è subentrato Putin. Sappiamo tutti che qualcosa non va. La ragione di questa crisi è che dalla Seconda Guerra Mondiale hanno ottenuto prestiti, anno dopo anno. Non voleva andare all'università, ma suo padre gli disse che doveva fare qualcosa e così lo iscrisse ad un corso di informatica. Pensai di creare un sistema che rielaborasse la conoscenza di secoli per predire il futuro. L'intera comunità finanziaria fremeva per vedere i suoi dati non appena venivano pubblicati. Predisse l'apice dell'indice Nikkei. La Universal Bank of Lebanon mi chiese: può creare un modello? Il computer predisse: il paese andrà in rovina fra 8 giorni. Ovviamente la previsione era corretta. Avevano capito che il modello poteva teorizzare l'ascesa o il declino di una nazione. Volevano quel codice, che è scritto. Vogliamo il codice. E io dissi: non lo avrete. Spiacente. Arrivarono le autorità, bloccarono tutto e confiscarono i conti. Alcuni amici mi dissero: metteremo noi i soldi, in contanti. È stato rinchiuso con la peggiore feccia. Lui non avrebbe ceduto. E neppure loro, a quanto pareva. Disse a sua madre: vogliono quello a cui ho dedicato tutta la vita. E non glielo darò.